Per oltre un secolo abbiamo chiamato l'odierno gufo delle nevi con il nome di civetta delle nevi, ma qual è il nome corretto? Per comprenderlo, facciamo un salto indietro nel tempo. Il gufo delle nevi era una delle migliaia di specie descritte da Carlo Linneo nel 1758, nella decima edizione del Sistema Nature, rapace al quale fu attribuito il nome scientifico di Strix scandiaca, nome coniato per identificare la distribuzione in Scandinavia. Poi in realtà si scoprì che questo gufo popola il circolo polare artico. Addirittura Linneo descrisse i maschi come Strix scandiaca e le femmine con un piumaggio diverso e screziato con il nome di Strix nictea, come fossero due specie differenti. In seguito la specie fu classificata come Nictea scandiaca e tale nome scientifico rimase sino a pochi anni fa. Il suo nome italiano era Civetta delle Nevi, come riportato in alcuni libri di Harry Potter. Le analisi genetiche del DNA, tuttavia, mostrano una forte correlazione con i gufi del genere Bubo e il suo parente più stretto risulta essere il gufo della Virginia, Bubo virginianus. Nel 2002 il nome scientifico fu modificato, conseguenza di quegli studi, e da Nictea scandiaca si passò a Bubo scandiacus, che è il nome scientifico attuale. Mentre il nome italiano corretto ora è gufo delle nevi. Oggi, nessun dubbio, Edwige, compagno di avventura di Harry Potter, è un gufo delle nevi. Al di là della disquisizione del nome, questo gufo è fortemente in declino. Ne restano solo 28.000 individui su tutto il pianeta. Ecco perché ho scritto il libro SOS Gufo delle Nevi, con l'auspicio che il suo destino possa cambiare. Un gufo ciao a tutti.